inaugurata la Natività stasera qui a Bagnara Calabra, realizzata dall'Associazione Cultura e Spettacolo qui di Bagnara Calabra e diciamo ideata dal Danino Romeo. Eh sì, era diciamo una scommessa da molti anni che pensavamo di riportare in piazza, 18 anni or sono, è stata realizzata sempre dall'Associazione Cultura e Spettacolo in questa piazza. Quest'anno abbiamo di nuovo realizzato la Natività sotto i portici del comune. E diciamo che il Natale è una festa che unisce, quindi attraverso questa unione abbiamo voluto unire un po' tutto quello che si realizza a Bagnara per il Natale. Cosa dire? Noi aspettiamo tanta gente come questa sera in questo periodo, così oltre a visitare la Natività e le altre iniziative, gli altri presepi nelle chiese, nel borgo di Porelli, a Ceramida, insomma Bagnara Fulco per il Natale. E quel messaggio di questa Natività? Ma il messaggio è un messaggio universale, e che è bello stare tutti insieme nel nome del piccoletto che nasce e si sacrifica per il mondo, per tutti noi. Poi ci sono gli animali, insomma, una grande attrazione per i bambini. Sì, noi abbiamo visto diciamo la capanna come un posto dove Giuseppe e Maria sono andati lì perché non trovavano ospitalità negli alberghi del tempo, e allora nella prima capanna arrivarono e lì nacque Gesù. Noi l'abbiamo visto in questo modo, tra le pecore, tra le galline, insomma abbiamo voluto riprodurre a modo nostro quel posto che ospitò la nascita di Gesù. Ecco, visitabile fino al 6 di gennaio. Sì, da questa sera fino al 6 di gennaio, dalla mattina dalle 9 alle 20 si può visitare e ammirare la Natività a Bagnara.